Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un altro tutorial che mi è stato richiesto da voi, una canzone nuova per Natale, da mettere nella playlist di Natale, ma questa canzone addirittura la aggiungerei nel repertorio e nella playlist delle canzoni in inglese, cantate in inglese, perché ci accingiamo, avrete visto dalla copertina del titolo, a cantare insieme e a suonare insieme Happy Christmas, canzone di John Lennon. John Lennon scritta insieme a Yoko Ono, e probabilmente avevano avuto in quel momento, in quell'epoca, si parla degli anni 70, questa canzone è stata scritta nel 1971, anzi, scusate. La canzone è stata pubblicata nel 1971 in America. John Lennon e Yoko Ono vivevano tutti e due a New York, dove poi è stato anche ucciso. Purtroppo abbiamo perso un grandissimo artista, lo sappiamo tutti, e vivevano insieme in un grattacielo di New York. Quindi l'ispirazione è nata, penso, a tutte e due. In questa canzone c'è anche la firma di Yoko Ono, molto probabilmente Yoko Ono aveva deciso di scrivere canzoni insieme a lui, anche lui insieme a lui. E quindi la canzone è stata pubblicata negli Stati Uniti nel 1971, in Inghilterra nel 1972. E penso che dall'Inghilterra poi sia arrivata anche poi qui in Europa, comunque, perché l'Inghilterra adesso non è più, cioè non si considera più una nazione europea. E quindi io dico, la scriverò che è stata pubblicata nel 71, è stata inventata nel 71, ma in Europa è arrivata nel 72, non cambia di molto comunque. La canzone, come sapete tutti, parla del Natale, no? Infatti io la metterò come canzone di Natale, molto bella, e parla della povertà, parla di tutti i tipi di ceti sociali, e parla anche della guerra dove lui e Yoko Ono si prodigavano per far smettere tutte le guerre del mondo, ecco. Ma a quanto pare mi sembra di aver capito che non ci siano riusciti. Ancora oggi si parla ancora sempre di guerra, anche in TV e tutte le notizie che abbiamo. Lasciamo perdere questo discorso, andiamo alla struttura della canzone, dove abbiamo. Non si parla di. Non direi che ci siano delle strofe e dei ritornelli, ma comunque sì, forse sì, due strofe, e poi c'è il ritornello quando va, che canta. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Ecco, questo dovrebbe essere il ritornello vero e proprio. Prima ci sono due frasi che praticamente si potrebbero considerare come strofe, e poi c'è il ritornello. Ecco, il ritornello che va in Do maggiore. And a Happy New Year, let's hope it's a good one, without any tear. Chiude in La e poi ricomincia la strofa in Re. Allora, la canzone è in Re maggiore, come avete capito, perché io non l'ho detto, ma spero che voi ci siate arrivati da soli. La canzone è in Re maggiore, vi dico subito gli accordi. Allora, abbiamo un Re, un Mi minore, un La, poi la seconda strofa va in Sol, La minore, Re, Sol, Sol settima, e il ritornello va in Do, Re, La minore, Do, Sol e La, o La settima. Non so se metterò La o La settima, ve le metto tutte e due, poi voi scegliete voi quale tipo di accordo utilizzare. E si ripete in loop così fino alla fine, per ben tre volte, dove alla fine abbiamo poi un War is over o un Arre Rama, o un War is over, che si ripete ad libitum, Re,
war is over. Mi minore if you want it. E poi war is over in la maggiore. Now war is over. If you want it, war is over now. Arirama. If you want it, Arirama now. Una volta dice Arirama, una volta dice war is over, Arirama, war is over. Alla fine sono quattro volte, dice una volta Arirama, una volta war is over. Troverete comunque il testo ben dettagliato di fianco a me qua da questa parte mentre scorre la canzone. E questo erano gli accordi della canzone e la struttura della canzone. Vi dico solo più il ritmo. Andiamo con il ritmo e poi andiamo alla canzone. Il ritmo uguale, il ritmo uguale, identico a Sapore di Sale e ad altre tantissime canzoni che ci sono sul canale. Il ritmo è un 6 ottavi, o se vogliamo farlo in tre quarti, però in tre quarti un pappa è un po' bruttino, non è un valzer, quindi bisogna raddoppiarlo e fare tanta badava tanta tanta badava tanta badava tanta badava tanta. Raddoppiamo, quindi tra ta ba ta ba tam ta ba ta ba tam ta ba ta ba. And so this is Christmas, and what have you done? And the year's over, new one just begun, and so this is Christmas. Ecco, pensate a Sapore di Sale, sapore di sale, sapore di mare, lo stesso ritmo. Vi metterò le freccettine qua, tanta batavata. Oppure ce ne abbiamo un'altra significativa con questo ritmo sul canale, ed è Auschwitz, proprio quella dei Nomadi, che hanno la versione che hanno fatto i Nomadi, ed è proprio in questo, con questo ritmo qua, ok? Benissimo, accordi detti, ritmo spiegato, 12 ottavi, ma 6 ottavi, attenzione, perché 12 ottavi sarebbe ta 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 ta. È una cosa diversa il 12 ottavi, è una, sono terzine, ta 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 ta, questo è ta 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 ta. Sono andato a vedere, ci sono più partiture, ma la partitura originale che era stata scritta con un maestro dell'epoca che collaborava insieme a John Lennon e a Yoko Ono, è stata scritta, la canzone è stata scritta in 6 ottavi, ok? Possiamo andare alla canzone, 12 secondi e torno da voi. Arriva gentilissima richiesta, un'altra canzone da mettere nella nostra playlist di Natale, e questa, ragazzi, è una pietra miliare. Happy Christmas, John Lennon e Yoko Ono. L'avevamo scritta insieme, eh? L'ho spostata di tonalità, vi dirò all'inizio di quanto l'ho spostata del video. Io l'ho spostata in re maggiore e vediamo come viene. Partiamo 1, 2, 3 e 4. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young.
and the strong, for rich and the poor one, the world is so wrong. And so happy Christmas for black and or white, for yellow and red one, let's stop all the fight. So settima, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, just begun. And so this is Christmas, we hope and you fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope without any fear. Finale. Hare Rama, if you want this. Hare Rama, now war is over. If you war is over, if you want it, war is over now. Bellissima, bellissima, una pietra miliare, mi sembra di risentire John Lennon e Yoko Ono insieme quando stavano in quel grattacielo dove è stato poi ucciso a New York. Che peccato davvero, abbiamo perso veramente un grandissimo artista che avrebbe potuto dare ancora chissà quanto. Una cosa da sottolineare alla fine, Hare Rama è in lingua, penso sia in lingua hindi o comunque indiana. E War is Over invece continua a dirlo, perché loro speravano che tutte le guerre del mondo finissero e noi invece ne abbiamo due in corso, e speriamo che questo messaggio, ma chi lo sa, arrivi a qualcuno, che serva a qualche cosa, basta guerra, siamo stufi di vedere quella televisione sempre piena di brutte cose, no? Ecco, allora noi gliel'abbiamo cantata, War is Over. War is over, if you want it, war is over now. Io continuerò a dirlo, now, now, war is over. Ok ragazzi, questa è stata, come ho detto prima, una pietra miliare. Un'altra canzone di Natale e un'altra canzone nella playlist delle canzoni inglesi. La lascerò nella playlist delle canzoni inglesi, perché è cantata in inglese, e la mettiamo nella playlist delle canzoni di Natale. La toglierò toglierò la playlist delle canzoni di Natale quando sarà finito il periodo, ma la lascerò nelle canzoni della playlist delle canzoni straniere e in inglese in particolare. Ok. Mi raccomando, auguri a tutti, buon Natale, perché questa la pubblico prima di Natale, quindi auguri a tutti, vi ringrazio tutti quanti, 1500 iscritti, abbiamo fatto una cosa colossale in un anno e mezzo veramente, devo ringraziare tutti.
Ragazzi, metterò dei festoni qui, le 1500 iscritti, con la scritta bellissima in rosso che lampeggia magari o che gira per tutto il video. Vi ringrazio tantissimo e che dire, fate visualizzazioni, continuate così perché stiamo andando veramente, veramente bene. Grazie a tutti, auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti quanti. Ciao a tutti e grazie di nuovo. Ciao, sono di nuovo qui. Volevo ringraziarti innanzitutto per essere arrivato fino a questo livello del video e quindi aspettare fino alla fine e ti ringrazio tantissimo. Poi volevo darti due consigli. Uno è di vedere questo video, che ho l'ultimo video che ho appena pubblicato sul canale, e l'altro è la playlist inerente ai video che hai appena visto, guardato. Ci vediamo alla prossima pubblicazione di un video sul mio canale. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.